Politica Retina in Movimento, si apre uno scenario nuovo per la città. Il Covid che sta mollando la presa, è tornato il turismo, anche turisti da fuori Italia. Si respira un'aria di positiva, di rilancio dell'economia. Sono tante le cose che all'ordine del giorno della politica sono state messe e devono essere messe. Ne parliamo insieme a Francesco Romizzi, che è un consigliere di opposizione, e Federico Scapecchi, che invece è un assessore di maggioranza. Intanto vi ringrazio per aver accettato di confrontarci su varie tematiche. Intanto partiamo da lei, Assessore. Ho letto, se velocemente ci può riassumere, questa iniziativa sui campi e sui vari impianti sportivi. Di che cosa si tratta? Anzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Diego, buongiorno Francesco. Allora, noi abbiamo messo a bando, come tutti gli anni chiaramente, gli impianti sportivi comunali, le palestre comunali, i campi da calcio, che non sono già gestiti da altre società, chiaramente per la stagione del 2021-2022. La novità di quest'anno è che per tutto il 2021 gli impianti a gestione diretta del comune non avranno canone per la gestione, per la concessione. Questa è una parte delle misure attuate per lo sport di Arezzo Non Molla Riparte, che appunto prevede l'esenzione totale per tutto il 2021, quindi dal primo dell'anno fino al 31 dicembre. Quindi la stagione prossima sarà metà gratuita e nella seconda metà nel 2022, dove speriamo appunto che lo sport sia tornato a livelli pre-pandemia. E ci impegniamo a non aumentare le tariffe stabilite di fatto nel 2019, perché anche nel 2020 non erano state riviste e ritoccate. Quindi cerchiamo di venire incontro in questa maniera alle società sportive, sia per dare gli spazi per le attività, ma anche per non pesare sulle loro casse, che purtroppo a causa appunto delle restrizioni hanno subito. Certo, notevoli, soprattutto anche per lo sport amatoriale. Romizzi, in queste ultime settimane lei è anche stato protagonista di una polemica, insomma, sulla Fortezza, su alcune opere diciamo, di carattere culturale chiuse. Che cosa sta succedendo? Poi sentiamo l'assessore se ha delle novità, dei chiarimenti. Ma buongiorno a tutte e a tutti, grazie Diego per avermi ospitato. Ma innanzitutto, se posso, due parole sulla proposta sulle notizie, insomma, che ci dà l'assessore Scapecchi. Ovviamente sono d'accordo con la misura di sostegno alle società sportive della città. Posso aggiungere che credo sia un atto dovuto, perché mi sembra il minimo che si possa fare per sostenere uno dei settori fortemente colpiti dalla pandemia. Mi aspetto a questo punto, Assessore, che ci siano delle misure anche a favore delle famiglie che mandano i bambini e le bambine a fare attività sportiva. Io avevo su questo fatto una proposta pubblica in cui chiedevo appunto che il Comune individuasse delle risorse per dare dei voucher, dei veri e propri voucher per l'anno ovviamente sportivo prossimo a questo punto, dal settembre in poi, per le famiglie, per i bambini, soprattutto le bambine che vanno a fare questa attività che è di fondamentale importanza, come tutti sappiamo. Dopodiché esco da Federico, cioè dall'assessore Scapecchi, e faccio il ragionamento generale che mi chiedevi, Diego. Io credo che l'assenza del sindaco in questi ultimi mesi, ma direi da quando è stato più o meno da quando è stato rieletto, si sente parecchio, perché vedo una macchina, ma non lo dico io, basta guardare, insomma, i vari commenti anche sui social della popolazione, dei cittadini normali, non quelli politicizzati come me, che vedono una città senza una guida, una città allo sbando. Basti pensare, e questo è un tema per me molto importante, come ricordavi, il fatto che noi abbiamo una fortezza ristrutturata dal centro-sinistra, quindi dalla precedente amministrazione, che è chiusa. È chiusa in un momento in cui potrebbe essere aperta, non dico per fare eventi ovviamente, ma quantomeno per essere goduta dai cittadini aretini e soprattutto dai turisti che potrebbero andare a visitarla, a vedere, insomma, un ambiente molto importante. Bene, si è Beh, deciso, d'accordo con Nuove Acque, di fare dei lavori adesso, sentiamo. quando si potevano fare precedentemente. Manca, al di là delle singole iniziative, Diego, mi zitto subito, al di là delle singole Sì. iniziative che possono essere anche lodevoli, come quella di Scapecchi sulle società sportive, quella di Merelli,
sull'abbattimento di alcune sull'abbattimento della Tari, manca una regia complessiva che faccia che lavori per il rilancio complessivo della città, quello che fa Nardella a Firenze, Biffoni a Prato, ma anche i sindaci del centro-destra. Tutti i sindaci di centro-sinistra. Qua siamo allo sbando. No, posso citare anche Conti a Pisa, che mi sembra che non è certo di centro-sinistra. Capecchi, uno di destra. Poi se i più bravi sono quelli di centro-sinistra, non ci posso fare nulla. Allora, no, sullo sport sì, con Francesco ci eravamo confrontati, ma noi già a novembre, nel momento in cui abbiamo steso e messo a disposizione del Consiglio Comunale della città il DUP, che è il documento unico di programmazione, abbiamo previsto per il settore sport l'istituzione di un voucher sport dedicato questa volta alle famiglie, che potranno avere degli sgravi sui costi di iscrizione ai vari corsi, a partire dalla in via sperimentale dalla stagione 21-22 e poi renderlo un contributo fisso del comune, come diamo i buoni per le scuole, per i buoni spesa, i buoni bollette, eccetera, eccetera. Faremo questo buono, questo voucher sport. Non è tutto, perché Arezzo non vuole ripartire, prevede anche dei contributi cash, 125.000 euro a disposizione delle società, dove terremo conto chiaramente chi ha avuto un po' di più sugli impianti, magari avrà un po' di meno sui contributi cash e viceversa. Gli uffici stanno lavorando in questi giorni per fare un bando. Per quanto riguarda la fortezza e comunque in generale la regia complessiva, non sono d'accordo con Francesco, ovviamente, ma capisco insomma che possa dispiacere che la fortezza sia chiusa, dispiace a tutti. Dispiace chiaramente che i lavori siano stati fatti adesso e non siano stati fatti prima, ma chiaramente ci sono motivazioni tecniche alle spalle, non è un intervento semplice, si tratta di togliere metri cubi di terra e consolidare il cisternone che sta sotto la terra della fortezza, ricreare uno spessore con un materiale chiaramente più leggero e poi ripristinare la terra e il prato sopra. Poteva essere fatto prima? Probabilmente sì. Poteva non essere fatto? Sì, se quando il centro-sinistra, che ha fatto un ottimo lavoro nel restaurare la fortezza, avesse pensato di non mettere tanta terra più di quanto ce ne fosse prima, avremmo fatta meno di questo lavoro. Però, ripeto, peccato che in questo momento... Mi piace che vi rimbalzate... prima la fortezza l'ha fatta al centro-sinistra, poi però anche il centro-sinistra ha messo la terra. La fortezza vecchia, allora, a onor del vero devo dire che questi lavori oggettivamente, assessore, ormai sono due anni che erano in programmazione, potevano essere fatti, questo insomma a difesa della verità, ecco. Se posso, credo che ci sia bisogno di dire la verità su questi lavori. I lavori venivano da fonti certe, da Nuove Acque, so che questi lavori erano pronti per essere fatti a luglio dell'anno scorso. Fu il sindaco che a luglio dell'anno scorso chiese di non farli perché c'erano le elezioni, e questo avrebbe creato degli imbarazzi in campagna elettorale al sindaco stesso. Quindi i lavori sono stati fatti adesso perché prima c'erano le elezioni e non si potevano fare. Questo è bene che i cittadini e le cittadine lo sappiano bene. Questo ovviamente ti assume la responsabilità. Io è un assolutamente un particolare che se fosse questo il motivo, le elezioni sono tenute ormai quasi un anno fa, quindi esatto, dovevano essere fatte a luglio, dovevano essere fatti a luglio 2020, andavano a impattare nei tre mesi di campagna elettorale, luglio, agosto e settembre, quando poi si è votato. Sì, quindi la notizia che ho dagli uffici tecnici è che non sono stati fatti su precisa richiesta del sindaco Ghinelli. Ovviamente mi assumo la responsabilità, non sto dicendo niente di illegale, è legittimo. Però se il motivo fosse questo, si poteva fare a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Cambiamo argomento perché il tempo nel dibattito stringe. Assessore, immagino che non sia stata una settimana semplice per lei, perché insomma questo coraggio di alcuni suoi colleghi, anche amici, diciamoci la verità, un po' l'ha lasciata di sicuro, immagino, no? Per anche i legami di amicizia con Dettore Mugnai. Comunque lei rimane in Forza Italia, sì? Ovviamente sì, e rimango amico di Dettore Mugnai, perché la politica è una cosa, l'amicizia è un'altra. Come sono amico di Francesco Romizzi, poi ci si piticchia, no? Quando si fa dibattito, però l'amicizia è un'altra cosa. Ovviamente dispiace quando si perdono compagni d'avventura, perché in questo momento io, l'onorevole Mugnai, e io, l'onorevole Dettore, siamo su due partiti diversi, però ripeto, le scelte io le rispetto tutte, e anche se non le condivido, mi piace unire, non piace dividere, devo dire la verità.
Detto questo, pur non essendo d'accordo nell'abbandonare Forza Italia, ritengo da dentro Forza Italia che si debba, a livello nazionale, perché a livello locale io non, il partito è vivo e vegeto, funziona, ha sempre dato spazio ai giovani, alle però, nuove insomma, leve, ecco, partito, qualcosa da cambiare. Se capisco bene, assessore, qualcosa da cambiare anche per lei. Ma a livello nazionale è un partito che va rilanciato sicuramente, sicuramente, nonostante i sondaggi ci stiano premiando, perché rispetto alle percentuali minime toccate qualche mese fa, secondo me il buon lavoro che stanno facendo i ministri di Forza Italia al governo sta dando i suoi frutti. Certo. Però io non mi rassegno a governate insieme insomma governate insieme con Romizzi, tra l'altro. Esatto. Ecco, magari il ministro Speranza mi sarebbe piaciuto che facesse qualcos'altro, però vabbè, allora, a parte la battuta, Romizzi in questo momento insomma è iniziato in qualche modo. Il caso Coingas è diventato più centrale anche nella vita politica, c'è stato questo incidente probatorio giusto qualche giorno fa. Va detto che per quanto riguarda la vicenda della costituzione parte civile del comune di Arezzo, anche se non lo ammetterà, Scapecchi non era convinto sulla scelta che ha fatto il comune, ma forse oggi lo ammetterà. Che cosa sta succedendo, che ripercussioni politiche ci potrebbero essere? Lo chiedo a lei e poi lo chiedo anche a Scapecchi. Sì, Diego, una battutina poi fammela fare sulla questione precedente, solo per dire che sono orgoglioso ovviamente di avere come ministro più vicino il ministro più amato dagli italiani, perché poi Speranza dopo Draghi è il ministro più amato dagli italiani, sopra anche ai leader nazionali, anche a Salvini, diciamo, come gradimento. Quindi credo che sia un ottimo ministro che ha gestito la fase pandemica in maniera straordinaria, meglio di tanti colleghi in altri paesi europei, e mi fa piacere, posso fare la battuta per una volta, che le divisioni non siano a sinistra ma siano a destra, cosa molto rara, perché di solito sono nelle mie zone, quindi per una volta non sono di qua, e quindi permettetemi la battuta. Certo, Francesco, il ministro più amato dagli italiani è un po' una battuta berlusconiana. Non è che, anche perché quando si tifa Italia si dirà Forza Italia, mica bisogna per forza Italia, chiamando il partito ovviamente. Per una settimana fatemi di Forza Italia, pur non essendo ovviamente berlusconiano. Detto questo, mi interesserebbe, Federico, la questione, poi la motivazione della rottura di Maurizio, di Stefano e di altri, è anche legata a uno schiacciamento di Forza Italia sulla Lega. Mi farebbe piacere capire se condividi questa cosa, perché un po' si nota in effetti a livello nazionale, poi a livello locale le differenze. Sì, ma non fare l'intervistatore. Detto questo, vengo alla Coingas, non faccio l'intervistatore. Oh, mi interessava entrare, dato che ne parlerete, nei insomma, guai del un PD, caffè, si può entrare. Comunale. Rispetto alla Coingas, niente, che dire, a questo punto la questione va avanti, non rientro sulla parte civile, ho fatto di tutto e di più per convincere l'unico comune di fatto che non l'ha fatto, cioè quello di Arezzo, a parte Bibbiena e altri comuni piccolini, diciamo l'unico comune che non è andato, non parteciperà al processo per difendere i diritti dei propri cittadini, purtroppo è andata così per scelta del centrodestra. Che dire, io non entro ora sulle questioni, mi sembra che comunque l'ex esponente di Oraghinelli, Staderini, abbia evidenziato tutta una serie di elementi che hanno una portata, io questo lo voglio ripetere sempre, anche politica più che giudiziaria, di cui non mi interessa. Quella politica è importante, diciamo. Cioè si parla proprio di un sistema di gestione delle partecipate, dei collegi, si parla di un sistema abbastanza poco chiaro e poco trasparente, soprattutto non nell'interesse dei cittadini e delle cittadine. Su questo Scapecchi so che ha un approccio laico e lo deve riconoscere. Lui non è coinvolto probabilmente nessuno nemmeno del suo partito, però bene, diciamo telegrafico, la mala Federico, politica è telegraficissimo. Scusate se mi interrompo, no, ma però purtroppo siamo già oltre tempo, quindi facciamo. Io i processi li commento a sentenza definitiva depositata, quindi lascio lavorare la giustizia, quindi, la magistratura verso la quale ho massima fiducia. Più però berlusconiano di così, questa è una conferma che sono e resto in Forza Italia. Bravo, sì, infatti questo mi sembrava proprio il finale che ci potevamo aspettare. Bene, grazie Francesco Romizzi, grazie Federico Scapecchi. Allora, insomma, riproponiamo questo dibattito che è stato molto interessante. Buona giornata e buon lavoro a tutti e due. Grazie a te, buona giornata.